Beh, è proprio il caso di dirlo, perlomeno a giudicare dalle vostre ultime iniziative, la comunicazione è cambiata. Sì, è ancora intrattenimento, ma non solo, perché vuole entrare tra la gente, vuole fare del bene, fare delle cose, informare i consumatori. Partiamo quindi con tutte le vostre iniziative, dal docu reality che avete fatto andare in onda su Realtà e l'ostetrica quando nasce una mamma, alle operazioni per Expo sotto il claim Feed the Future, all'operazione che presentate oggi con Virginia Veronesi e quindi Feed the Dream. Grow their dreams, esattamente, è proprio il caso di dirlo. Il progetto di Virginia Veronesi, la canzone When I Was You, fa parte di questo progetto, questa trasformazione che la comunicazione sta vivendo, che passa attraverso la restituzione di contenuto, di servizi e anche di emozioni, quando serve anche di emozioni. Il progetto quindi è integrato nella nostra visione di comunicazione, nella nostra strategia. E devo dire la verità, nasce da un'intuizione, nasce proprio da un'emozione e l'intuizione sta proprio nell'idea e nella voglia di utilizzare anche uno strumento non convenzionale e diretto e non mediato come è la musica, come sono le parole di una canzone, per raccontare i valori di una marca. La musica è potentissima, è un veicolo potentissimo per trasferire senza necessità di razionalizzare. Io ricordo quando aspettavo i miei bambini, mi dicevano di ascoltare la musica in gravidanza e quando abbiamo sentito un anno fa circa Virginia Veronesi cantare il promo di una famosissima trasmissione. Possiamo dire, ma non possiamo Possiamo dire. dire, cantare Try nel promo di X Factor. Beh, abbiamo pensato che c'erano le condizioni per raccontare una storia. Quindi, quando abbiamo ascoltato il brano che è stato scritto da Gaetano Kappa e abbiamo sentito Virginia cantare, abbiamo pensato che questo fosse uno degli elementi che entravano nel nostro storytelling. E da qui è nato questo progetto che vuole da una parte lavorare attraverso uno strumento non convenzionale e anche un po' coraggioso per una marca. Per una marca, anche dare senso e sostanza a quello che noi crediamo che debba essere comunque un'apertura verso l'ottimismo, dando anche poi lo spazio ad un talento. Hai giustamente detto storytelling e hai giustamente detto tutto parte da un'idea, da un'intuizione per poi declinarla. Questa operazione specifica, come si declina poi in comunicazione? Cioè, ho visto tra l'altro il video e c'è appunto Virginia che giocherella con un vostro biberon e vabbè, lì è il primo, no? Passaggio e poi. Il progetto è un progetto video, è un progetto video che vive attraverso una video strategy che utilizza prevalentemente touchpoint digitali, quindi per la natura stessa del contenuto, per cui noi veicoleremo con un cut ad hoc il video, che nel frattempo vive la sua vita autonoma dal punto di vista della progettualità musicale, tant'è che ha superato i 100, 115.000 views oggi in questo momento. Quindi, mentre il video musicale continua a lavorare su Vevo, su YouTube, sui suoi canali, noi avremo un progetto che lavorerà attraverso una video strategy, che avrà una sua pianificazione digital e social e che ha l'obiettivo di muovere questo progetto, di veicolarlo attraverso le nostre piattaforme, i nostri touch point. Volendo parlare a un pubblico giovane, insomma, che ruolo ha questo target, se vogliamo, inedito per voi? È un modo, sì, è un target inedito, però è importante cominciare ad avvicinarsi anche a chi prospetticamente diventerà genitore e farlo con delle modalità che siano delle modalità coerenti con i modi di raccontarsi. Quindi questo è un ponte tra chi è già dentro la dimensione del mondo chicco e quindi tutto il mondo che fa parte, no? Chicco è dove c'è un bambino. Questo è un modo per ampliare ulteriormente il territorio, includendo e non escludendo. Non è un progetto che va a targettare, come diciamo noi, soltanto la generazione che ancora non è entrato nel progetto di genitorialità. È un progetto più ampio che consente di lavorare sia su quest'area più giovane, su questo target più giovane, che ancora non è nemmeno un parent to be, no? È un parent with
will be. E allo stesso tempo però poi prosegue la narrazione anche con progetti invece che sono più dedicati a fornire servizi, a fornire contenuto, come quelli di cui ha parlato in apertura, insomma. Recente la nomina di Armando Testa, quale vostra, insomma, generazione agenzia worldwide, MSL invece pensa alle relazioni esterne. Chi però tiene le redini strategiche? Insomma, perché avete scelto questi partner e come vi gestite in un mondo della comunicazione sempre più integrato e, se vogliamo, sempre meno facile da capire con cui interagire? Allora, le mie agenzie non si arrabbieranno se diranno che se io dico che le redini le teniamo noi, perché le redini della strategia le deve tenere l'azienda. Questo è un punto fondamentale. Le agenzie possono fare un lavoro meraviglioso e rendere la strategia dell'azienda potente. Però il pensiero è un pensiero che deve maturare all'interno dell'azienda rispetto alle direzioni, perché altrimenti si rende il lavoro delle agenzie estremamente difficoltoso. Invece così diventa potente poi il risultato. E quanto conta anche la loro capacità, però, seppur appartenenti, insomma, a dimensioni diverse, Armando Testa, agenzia indipendente, MSL, parte del gruppo Publicis, di interagire reciprocamente? È fondamentale. Noi facciamo un lavoro che richiede che vi sia davvero la capacità di lavorare insieme, la capacità di essere osmotici poi nel modo in cui gestiamo i contenuti. Se pensiamo ai progetti su cui abbiamo lavorato in questi mesi, che però non sono progetti di mesi, sono progetti di tanti mesi, e non avrebbero potuto vedere la luce se non ci fosse stata una collaborazione e un'integrazione fortissima tra l'agenzia di PR, l'agenzia creativa, il centro media, l'azienda, anche perché abbiamo lavorato poi con soggetti molto lontani dai media tradizionali. Adesso pensiamo alla musica, lavorare su una produzione musicale è molto diverso che pensare ad uno spot, oppure lavorare su un contenuto televisivo, affiancarsi ad una casa di produzione, richiede una capacità tra le agenzie e tra professionisti di altissimo livello ma con vocazioni diverse di essere team, di lavorare in squadra. Ecco, io credo di essere fortunata perché ho la possibilità di lavorare con un team che mi sta aiutando a realizzare dei progetti coraggiosi, perché sono nuovi e quindi qualche volta un po' di incertezze tutti le hanno. Senti, dopo appunto la produzione televisiva, dopo la produzione musicale, senza nominare tutte le cose, insomma, che avete ancora in serbo per Expo, che durerà, insomma, altri 6 mesi, state già ragionando dei nuovi format, dei nuovi progetti? Sì, lavoriamo, abbiamo ovviamente sul tavolo tante cose sulle quali stiamo lavorando, senza trascurare il fatto che comunque rimane importantissimo, fondamentale, anche la base di comunicazione tradizionale, senza la quale comunque progetti così innovativi avrebbero difficoltà poi a potersi inserirsi in maniera organica. Quindi le cose sul tavolo sono molte e stiamo lavorando intensamente. Non le posso raccontare tutte adesso. Alla prossima. Alla prossima, senz'altro.